Ciao a tutti, vi presento un'esercitazione che parte dal 3 contro 0 per arrivare al 6 contro 6 con sviluppo della sovrapposizione, per continuare sulla programmazione che avevamo intrapreso negli allenamenti precedenti. Qui nel 3.0 iniziamo ad insegnare ai ragazzi come si attacca lo spazio nel più breve tempo possibile. Come lo facciamo? Abbiamo tre porte. Parte il ragazzo che sta centralmente, ha un compagno a destra, un compagno a sinistra. Almeno deve essere effettuato un passaggio, quindi il ragazzo non può soltanto guidare la palla per andare a fare gol nelle portine, ma deve almeno passare la palla a un compagno. Gli lasciamo 3-4 minuti provare, esercitarsi per cercare di capire come devono arrivare in una delle tre portine nel più breve tempo possibile. I ragazzi che faranno? All'inizio si passeranno la palla subito, faranno 7-8 passaggi per arrivare nella porta, oppure magari questo guiderà la palla per poi fare una serie di passaggi per arrivare nelle porticine. Noi naturalmente col metodo induttivo, cercando sempre di chiedere ai ragazzi come possiamo fare, per cercare di fare gol nel più breve tempo possibile, li portiamo a capire come si attacca lo spazio, qual è il modo più efficace. Questo guida la palla, dà tempo ai due compagni di squadra di attaccare lo spazio e ne servirà uno che andrà a ricevere per entrare in una delle tre porticine. Quindi cerchiamo di attaccare lo spazio con una corsa nel più breve tempo possibile per far capire ai ragazzi che quando si gioca, quando si è in situazione di partita, si attacca lo spazio sempre, sempre stando in movimento, quindi con una corsa e non rimanendo fermi ad attendere il pallone. Come possiamo fare per cercare di spronare i ragazzi ad attaccare la porta velocemente? Mettiamo un avversario che arriva in ritardo. Quindi lo mettiamo dietro al portatore di palla. Il portatore di palla naturalmente dovrà andare più velocemente e servire il compagno in modo da aumentare la velocità della giocata. Possiamo metterlo sia centrale, che poi magari lo spostiamo più a destra, oppure lo spostiamo in un secondo momento più a sinistra, in modo che chi ha la palla capisce anche magari se ha un avversario in ritardo sulla destra, qual è il piede con cui deve guidare la palla per tenere la palla lontano, lontana dall'avversario, quindi più protetta. Poi che facciamo? Abbiamo un avversario che sta dietro al portatore di palla, ne mettiamo un altro davanti a una delle portine, quindi ne mettiamo uno in avanti e uno indietro. Cosa dovrà fare quello che ha la palla? Dovrà naturalmente puntare il suo avversario per liberare o il suo compagno a destra o il suo compagno a sinistra, quindi servirlo e fargli attaccare la profondità. Lo step successivo qual è? Invece di avere soltanto un avversario, ne mettiamo due. Quindi avremo due avversari di fronte che difendono la porta, quindi sono sotto la linea della palla, e uno che viene in ritardo. Quindi cerchiamo di far fare la giocata più velocemente possibile per non avere una situazione di parità numerica e cercare di liberare uno dei compagni per andare ad effettuare la giocata in uscita e attaccare lo spazio nel minor tempo possibile. Cosa si presenterà al ragazzo? Naturalmente uno dei due, i due si alzeranno e verranno ad affrontarlo sulla tre quarti. Chi ha la palla cosa deve fare? Deve scegliere quale attaccare. Se naturalmente attacca quello di destra, questo viene, lui lo attacca, questo naturalmente viene in copertura del compagno di squadra e naturalmente difenderà una parte. Quindi se difende questa parte, la parte libera sarà quella che ha attaccato il compagno di destra. Quindi lui guida la palla, scarica il compagno di destra e sarà libero. Deve cercare di non dare tempo all'avversario, al terzo, di tornare e quindi può fare liberamente la giocata puntando uno dei due. Se punta quello di destra, si libera il compagno di destra. Se
Se punta quello di sinistra, si libera il compagno di sinistra. Cerchiamo sempre, naturalmente, di non dare noi soluzioni, ma di far arrivare i ragazzi, sempre col metodo induttivo, facendo domande, a quella che può essere la soluzione migliore, che poi, naturalmente, in partita sceglierà. Come possiamo sviluppare questa situazione di 3 contro 2 con ritardo? La riproponiamo a specchio. Quindi la riproponiamo uno nella metà campo superiore e uno nella metà campo inferiore. Quindi questo alla palla, questo alla palla. I tre rossi attaccheranno i due blu con l'altro blu che viene a ritardo. Quindi la giocata è la stessa di prima. Quindi io vado a puntarne uno, attacco lo spazio, giocata ed esco a conquistare lo spazio che ho di fronte a me. Quindi attacco lo spazio in maniera rapida ed efficace. Al contrario, da quest'altra parte si attaccheranno le portine sotto. Quindi questo guiderà la palla, attaccherà uno dei due e libererà il compagno che andrà ad attaccare lo spazio. Naturalmente, qual è l'obiettivo di questa esercitazione? Io sono il mister, mi metto a centrocampo. La squadra che andrà a far gol nelle porticine nel più breve tempo possibile riceverà uno dei palloni che io ho a disposizione nella mia posizione a centrocampo. Quindi io, se saranno i blu ad arrivare più velocemente nelle portine, io darò la possibilità ai blu di fare un'altra giocata dando loro il pallone. Cosa noto in questa situazione di gioco? Che i blu hanno sempre difeso questa porta e attaccato l'altra. Quindi il senso di giocata dei blu è questo. Andranno ad attaccare le tre portine che io ho nella parte bassa del disegno. Invece i rossi hanno difeso queste porte e attaccato queste altre porte. Quindi i rossi saranno orientati al contrario verso sopra. Io avrò una situazione con due sensi. Quindi i rossi difenderanno questa porta qua, i blu difenderanno queste porte qua e viceversa attaccano le porte opposte. Cosa noto anche? Che io ho i rossi qua, 1, 2, questo scende, 3, questo si apre, 4, questo viene a giocare sopra, 5, questo ugualmente viene a giocare sopra, 6. Io mi ritrovo una situazione dove ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giocatori compagni di squadra, quindi con le X rosse. Vi ricordate l'altra volta? Giocata sull'attaccante, scarico sull'altro e giocata sopra per la sovrapposizione. Ho riproposto una situazione di gioco dove io, ancora una volta, metto i ragazzini nelle condizioni di giocare una sovrapposizione. Naturalmente, se io vado a giocare a destra, come ho fatto l'altra volta, se questo mio compagno trova chiuso, io gli chiamo chiuso, gira, torna dietro, tac, tac, e vado a sviluppare la sovrapposizione dall'altra parte. Quindi cerco di far capire ai ragazzi che nel 3 contro 0 io attacco la porta muovendomi, andando ad attaccare lo spazio senza palla. In questa situazione qui è la stessa cosa. Io gioco palla e vado ad attaccare lo spazio con la sovrapposizione. Quindi mi muovo per andare a cercare una superiorità numerica che io ottengo tramite una corsa in avanti, un attacco dello spazio ed uno smarcamento. Spero di essere stato esauriente in quello che vi ho detto. Magari mandatemi feedback con delle vostre impressioni oppure magari quello che avete notato nei vostri ragazzi. Vi ripeto che gli obiettivi non sono mai immediati, ma sono sempre frutto di una programmazione, di una continuità, di una riproposizione di situazioni di gioco ai ragazzi che poi ritroveranno in partita. Quindi cercate di sviluppare sempre concetti che poi i ragazzi si ritroveranno a sviluppare in partita e quindi sono più attenti
e sono magari più abituati a riconoscere situazioni di gioco che fanno in allenamento e per ritrovarli poi, riconoscerli poi in partita. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!